tutti in questa meravigliosa giornata di sole e vi voglio portare a Firenze, in un luogo poco distante dal lento scorrere dell'Arno. Particolarmente vorrei portarvi nel quartiere Oltrarno, che da sempre è il luogo della Firenze più vera, più reale, più sociale rispetto all'altra metà di Firenze, quella di là, oltre il ponte, la Firenze nobile. In questa Firenze riconosco la vita delle botteghe, la Firenze artigiana. Tanta storia si è affacciata su questi vicoli e, passeggiando fra i sentieri medievali che si intersecano fra di loro, arriviamo sulla Piazza del Carmine. Non so quanti di voi la conoscono, ma è una piazza meravigliosa. Tutto è così bello, armonioso, ancora fermo al Rinascimento. In questa piazza, lastricata di pietra, la folla si radunò il 29 gennaio del 1771 nel cercare di domare un violentissimo incendio che in sole 5 ore devasta la chiesa di Santa Maria del Carmine, monumento che domina con la sua facciata di mattoni a vista lo spazio antistante. Come per miracolo si salva da questa devastazione il ciclo delle storie di San Pietro, affrescato nel 400 da Masaccio e Masolino e poi da Filippino Lippi. E dopo questo incendio, pochi giorni dopo, un ignoto frate carmelitano, in remissione dei suoi peccati e per rendere lode a Dio, scrive su una pergamena quello che è successo. In particolare è interessante quando scrive che per somma sventura è andata male ogni cosa in meno di 5 ore, ma non abbiamo perduto tutto quello che i nostri padri avevano messo insieme con tanti loro stenti e fatiche. Ci restano le storie di San Pietro e l'immagine della venerata donna del Monte Carmelo. All'incirca era il 1422 quando Felice Brancacci incarica Masolino di affrescare la cappella di famiglia con le storie di San Pietro, in quanto il santo dal committente era considerato il protettore della sua famiglia, della sua casata, e il pittore si fece affiancare per farsi aiutare dal più giovane Masaccio. Gli affreschi commissionati vennero portati avanti da quest'ultimo, da Masaccio, a causa della improvvisa partenza di Masolino per l'Ungheria, e successivamente nel 1428 Masaccio partiva per Roma, dove sarebbe poi morto, forse avvelenato da un rivale, a soli 27 anni. Masaccio fu pittore celebratissimo, anche se ancora assai giovane, quasi protetto dai confratelli carmelitani, i quali consacrò agli stessi la maggior parte della sua arte. Masaccio fu un uomo pittore rivoluzionario che dipinge per la prima volta uomini reali inseriti in uno spazio reale. Questo autore, con la sua opera, pone irrimediabilmente fine alla concezione medievale della pittura e contribuisce con la sua opera, con la sua qualità pittorica, ad aprire una nuova stagione, il Rinascimento. Nel giro di pochi decenni la storia della pittura, grazie anche all'opera di Masaccio, cambia e si adegua a quel grande rinnovamento delle arti che era in atto in questo periodo a Firenze e dei quali erano protagonisti sin dai primi anni del secolo 400 Filippo Brunelleschi e Donatello. Vi voglio raccontare qualcosa di Masolino, pittore italiano, noto come Masolino da Panicale, ma in realtà il suo nome era Tommaso di Cristoforo Fini. Per molti anni è stato considerato il maestro di Masaccio, del quale era effettivamente più anziano, mentre oggi la critica è sostanzialmente orientata a credere che il rapporto fra i due fosse basato sulla semplice collaborazione professionale paritaria. Sappiamo poco
perché i primi 40 anni della sua vita restano un mistero, persino il luogo di nascita è oggetto di discussioni. Se ci basiamo sul Vasari, diremmo che Masolino è nato a Panicale, in Umbria, nel 1383. Il contesto storico è caratterizzato dal dominio della famiglia Visconti, signori di Milano, e da Giangaleazzo Visconti, che è vissuto dal 1350 al 1400 circa. Che Giangaleazzo, al momento della nascita del pittore, escluse Firenze e Venezia, era a capo di tutta l'Italia settentrionale e di gran parte dell'Italia centrale, compresa Perugia. Il padre di Masolino, Cristofaro Fini, identificato dal Vasari come in bianchino, fu per molto tempo al fianco del figlio, occupandosi di tutte le pratiche amministrative, affitti, catasto, stipula di contratti, denuncia dei redditi, iscrizione alla corporazione dei medici speciali e molte altre cose. La qualità e competenza con le quali il padre si prese cura di Masolino fanno pensare ad una occupazione diversa da quella di semplice in bianchino descritta dal Vasari. E seguendo questa ipotesi e considerando come i moderni critici d'arte siano unanimi nel riconoscere in Masolino tratti pittorici di impostazione lombarda, si potrebbe ipotizzare che Cristofaro Fini si trovò ad essere al servizio dei Visconti e curare i loro interessi nel territorio del Perugino, forse come gabelliere o altro funzionario, fosse questo un esattore. Dal 1303 e buona parte del 1400 la famiglia Fini è citata nel volume Tuscia, che è un libro delle decime riguardante la diocesi di Chiusi e la parrocchia di Pozzuolo. Inoltre, secondo la tradizione, i Fini furono titolari o gestori della posta di Pozzuolo, che a quel tempo era molto ricambita, assieme all'antica posta di Panicarola, altra località nelle immediate vicinanze di Panicale. Secondo le ricerche degli storici umbri, è possibile che la famiglia Fini, al momento della nascita di Masolino, soggiornasse nel castello di Panicale, avamposto militarizzato sicuro, collocato fra queste poste di Pozzuolo e Panicarola. E queste località, oggi tutte in Umbria, a quel tempo facevano parte della Toscana, Tuscia, quindi geograficamente e politicamente legate al territorio della Val di Chiana e alla diocesi di Chiusi fino all'inizio del 1600. Possiamo anche supporre che il soggiorno dei Fini a Panicale fu dovuto ad un incarico temporaneo ed in seguito agli eventi politici seguiti alla caduta del regime visconteo a Perugia, abbia indotto la stessa famiglia a trasferirsi altrove quando Masolino era ancora giovanissimo. Panicale era in quel periodo un castello ben fortificato, di grande importanza, in posizione strategica tra il territorio di Chiusi e quello di Perugia, controllato dalle milizie del consolidato capitano di Ventura Boldrino da Panicale, il quale era in ottimi rapporti col condottiere Biordo Michelotti, che i Visconti avevano destinato alla signoria di Perugia. Lo stesso Boldrino venne fatto assassinare a Macerata nel 1391 dal governatore pontificio delle Marche, Andrea Tomacelli, che si era servito di lui per riportare l'ordine nello Stato pontificio, preoccupato dalla possibile defezione del condottiero panicalese a favore dei Visconti, come era già successo durante l'assedio di Ancona. Sulle basi di queste ipotesi è possibile ritenere che la Panicale toscana, luogo natio di Masolino, possa essere proprio la Panicale umbra, oggi parte del comprensorio del lago Trasimeno in provincia di Perugia. Per quanto riguarda la sua formazione, si è parlato di un apprendistato nella bottega di Gherardo Starnina e di una successiva frequentazione di quella di Lorenzo di Ghiberti nei primi anni del 400, ma di fatto la prima notizia certa sul suo conto è che nel 1422, anno in cui si è stabilito a Firenze, prende in affitto una casa. L'anno successivo, poi nel gennaio del 1423, si immatricola nell'arte dei Medici Speciali, che fungeva anche da corporazione dei pittori. Masaccio si era iscritto un anno prima, nel 1422.
Affermatosi come uno dei migliori pittori presenti a Firenze in quegli anni, Masolino continuò a ricevere commissioni apparentemente senza soluzioni continuative. Dovette verosimilmente ricorrere ad aiuti per far fronte alle numerose richieste. Fu proprio in questo periodo che dovette iniziare la collaborazione con Masaccio. È ipotizzabile che il tramite del sodalizio fra Masolino e Masaccio sia stato lo stesso Paolo Carnesecchi, che era un ricco mercante e influente uomo politico fiorentino. Paolo era stato infatti in diverse occasioni console dell'arte dei Medici e degli Speziali, a cui erano immatricolati sia Masaccio e Masolino, e quindi doveva conoscere entrambi questi uomini. La Madonna di Brema, datata 1423, ci dice che Masolino aveva già probabilmente lavorato per i Carnesecchi e inoltre la capacità di Masaccio non potevano essere sconosciute a Paolo. Masolino era molto interessato a lavorare con Masaccio, soprattutto perché era in procinto di partire per l'Ungheria, dove infatti si recò nel settembre del 1425 al seguito del condottiero fiorentino Pippo Spano. E quindi, per evitare di incorrere nel pagamento delle penali per il mancato rispetto dei termini di consegna di opere già precedentemente concordate con i suoi committenti, fece una serie di collaborazioni continuative, fra cui in particolare stiamo parlando della Cappella Brancacci. Gli interventi di restauro eseguiti sugli affreschi hanno permesso di stabilire che i due artisti si spartirono equamente le scene da dipingere. Sul pilastro destro della cappella, Masolino dipinse La Tentazione di Adamo ed Eva. Ed è la prima opera con cui vorrò incominciare a parlare di questo ciclo pittorico. Adamo ed Eva, candidamente nudi e sensuali, che appaiono come sospesi nel tempo e nello spazio. Davanti, proprio in faccia, troviamo l'altra opera di cui parlerò, che è La caccia dei progenitori dall'Eden di Masaccio. Il fatto di avere frontali queste due opere dimostra chiaramente il divario stilistico tra i due pittori. Masaccio era decisamente più bravo rispetto a Masolino. La Tentazione di Adamo ed Eva, o Peccato originale, è un affresco di Masolino che decora la Cappella Brancacci e ritrae una famosa scena dell'Antico Testamento, ovvero la caduta in tentazione di Adamo ed Eva da parte del serpente demoniaco dal libro della Genesi. Gli affreschi della cappella sono un enigma per gli studiosi nella mancanza di documentazione ufficiale. Commissionati inizialmente a Masolino, che aveva come aiutante più giovane Masaccio, si sa solo che tramite testimonianze indirette dovevano essere iniziati nel 1424 e che nel 1425 vennero portati avanti solamente da Masaccio, appunto per la partenza di Masolino in Ungheria. Nel 1642 le figure dei progenitori vennero coperte da sovrappitture di foglie di fico e questa scena venne salvata dalla ridipintura barocca della volta che ne uscì annerita dall'incendio del 1771 che distrusse gran parte della basilica. Proprio questa sovrapposizione barocca permise alla Cappella Brancacci di sopravvivere. Solo il restauro recente degli anni Ottanta ha potuto restituire la brillantezza originale di questo affresco. Ciclo inizia proprio con questa scena dove che si trova a destra in un riquadro alto e stretto sullo spessore dell'arcone che delimita la cappella e questa scena è simmetrica appunto sul lato opposto della cacciata dell'Eden di Masaccio e sono gli antefatti della storia. L'affresco mostra Adamo accanto ad Eva in piedi che si guardano con misurati gesti mentre lei sta per addentare il frutto proibito che il serpente le ha appena offerto dall'albero dove essa appoggia il braccio. Il serpente è avvolto sull'albero e si sporge in alto per sincerarsi che la donna addenti il frutto.
Esso ha una testina dotata di una folta capigliatura bionda molto idealizzata. Eva sta tentando Adamo affinché anche lui addenti il frutto. Si tratta di una scena aulica, impostata nei gesti e nello stile al clima cortese del tardo gotico. Un tempo questo influsso era accentuato ancora maggiormente dalla ricchezza quasi calligrafica di fogliani di erbe nello sfondo, che oggi sono scomparsi, ma testimoniati da incisioni di Tommaso Piroli del 1700. La luce che modella le figure senza sprezze è morbida e avvolgente, pare quasi che essi stessi emanino un diffuso bagliore, non esistendo una fonte di luce precisa. Questo anche grazie al fatto che lo sfondo è scuro e fa risaltare la loro sensualità in modo plastico, lasciando come sospese le figure nello spazio. I rapporti tra i loro gesti sono governati dal ritmo, come è chiaro, ad esempio nella posa delle braccia. I volti sono generici, idealizzati, espressioni indefinite. Non esprimono alcun sentimento in particolare. Le differenze di stile fra l'Adamo ed Eva di Masolino e quelle della Cacciata di Masaccio sono dopotutto perfette per rappresentare la differenza della condizione umana prima e dopo il peccato originale. Per questo l'Eden di Masolino è idilliaco, quello di Masaccio spaventosamente perduto. Quasi certamente fu una scelta consapevole dei due pittori quella di dividersi le due scene, tanto fu idealizzata la prima quanto la seconda è realistica. Maso, Tommaso di Ser Giovanni di Simone, Mone, Cassai, detto Masaccio, nacque a Castel San Giovanni. Oggi è San Giovanni Valdarno, il 21 dicembre 1401, giorno di San Tommaso Apostolo, da Ser Giovanni di Mone Cassai, notaio, e da Jacopa di Martinozzo. I due vivevano nella casa ancora esistente a San Giovanni del nonno paterno Simone, che era un prospero artigiano costruttore di case lignee, da cui il cognome Cassai, sia per uso domestico che commerciale. Il padre doveva essere stato incoraggiato sin da piccolo all'attività di notaio, facendogli studiare latino e procedura legale. Se già a 20 anni, l'età minima per la professione, prendeva l'abilitazione per l'ufficio notarile. Nel 1406 il padre muore improvvisamente, a soli 27 anni, e poco tempo dopo la moglie dà alla luce un secondo figlio, chiamato in onore dello scomparso padre Giovanni. Successivamente viene poi ricordato come lo Scheggia, che intraprese anche lui la carriera di pittore. Qualche anno più tardi, Monna Jacopa si risposò con Tedesco di Mastrofeo, che era un ricco speziale, anch'esso vedovo e con due figlie. Il 17 agosto del 1417 morì Tedesco di Mastrofeo e Masaccio divenne il capofamiglia. Per quanto riguarda la sua formazione, si formò verosimilmente nella fiorente abbastanza modernista bottega di Bicci di Lorenzo. La cacciata dei primogenitori dell'Eden, affresco di Masaccio facente parte di questa cappella, ritrae la famosa scena dell'Antico Testamento, quindi l'espulsione di Adamo ed Eva dal giardino dell'Eden, come scritto nel libro della Genesi. Adamo ed Eva sono raffigurati nudi con uno straordinario realismo. In questo caso si intuisce come anche difetti, peraltro minori come la caviglia di Adamo un po' tozza, non siano dovuti a imperizie, ma a una ricerca di maggiore espressione, espressività. I due protagonisti sono rappresentati in espressioni di toccante dolore e condividono la loro colpa senza accusarsi a vicenda. Vi sono alcuni particolari che differenziano l'affresco dalla scena descritta della Genesi. In primis la condizione della nudità di Adamo ed Eva, perché nella Genesi è scritto che Adamo ed Eva erano vestiti da una tunica di pelle.
In secondo particolare che si differenzia un pochino è la presenza di un solo cherubino, che in questo caso in alto con la spada che fa la cacciata. E un'altra cosa che è interessante è la presenza, in particolare dell'arco a sinistra che rappresenta la porta dell'Eden, che non è citato dal testo sacro, quindi è una intuizione di Masaccio. Nell'opera di Masaccio c'è una vera e propria frattura rispetto al filone tardo-gotico del passato, è scomparsa la compostezza di Masolino, i personaggi sono ritratti in una cupa disperazione, appesantiti sotto l'angelo che con la spada sguainata li caccia, li espelle con volontà perentoria, con un'intensità fino allora assolutamente inedita in pittura. I gesti sono eloquenti, mentre escono dalla porta del paradiso, da dove provengono alcuni raggi divini, Adamo si copre il volto con le mani dallo sconforto e dal senso di colpa, ed Eva nasconde le nudità con vergogna e piange urlando, con una dolorosa espressione sul volto. In alto, l'angelo della giustizia con la spada indica loro con durezza la via. Molti sono i dettagli di grande spessore, dai capelli appiccicatici di Adamo, fatti sulla terra e gli va incontro la fatica, la sporcizia, all'impostazione della figura dell'angelo, che è dipinto in scorcio come se stesse piombando dall'alto. Si possono individuare diverse fonti di ispirazione per la realizzazione dei due personaggi. Considerando Adamo, l'artista può aver preso spunto dalle diverse sculture di Marsia, un personaggio della mitologia greca, e al dolente crocifisso di Donatello del 1406. Per quanto riguarda Eva, c'è un chiaro riferimento dell'antico, con la Venere pudica, magari filtrato da Giovanni Pisano, come lo possiamo vedere nella Prudenza nel pulpito del Duomo di Pisa. In ogni caso Masaccio è estraneo a qualsiasi gusto archeologico, cioè improntato ad una fedele quanto sterile copia dell'antico, anzi le sue figure sono impregnate di una profondità ed espressività fino allora mai viste, nemmeno nell'arte greca. Gli stessi antichi commentatori parlarono di Masaccio come dell'ottimo imitatore della natura, non già come del resuscitatore dell'arte antica. La fortissima plasticità dei corpi, soprattutto quello di Adamo, dà uno spessore mai visto prima alle figure inserite saldamente sul terreno, su cui si proiettano le ombre della violenta illuminazione che colpisce dall'angolo in alto a destra. Essi sembrano infatti emergere dalla parete inondati dalla luce tagliente che, come realmente avviene, dalla finestra della cappella arriva da destra. Le loro figure manifestano una conoscenza dell'anatomia approfondita, come nel dettaglio del ventre contratto di Adamo. Tradotta però sintetizzando i dettagli, i corpi sono così volutamente massicci, sgraziati, realistici, con alcuni errori anatomici anche, che però non fanno che accrescere l'immediatezza espressiva dell'insieme. Adamo è curvo, con la testa angosciamente piegata in avanti, incamminandosi nell'arido cammino del mondo. I gesti dei due sono essenziali e contenuti, ma carichi di espressività, dove i riferimenti all'antico e al reale sono intrecciati con una profonda analisi psicologica dell'uomo. Le differenze di stile tra l'Adamo ed Eva di Masolino quelli della cacciata di Masaccio sono dopotutto perfette per rappresentare la differenza della condizione umana prima e dopo il peccato originale. Per questo l'Eden di Masolino è idilliaco, quello di Masaccio è spaventosamente perduto. Quasi certamente fu una scelta consapevole dei due pittori quella di dividersi le due scene. Tanto fu idealizzata la prima, quanto la seconda fu realistica. La pittura di Masaccio è comunque sobria, e mentre modella potentemente col chiaroscuro, si serve di una stesura quasi compendiaria che si limita a descrivere gli elementi essenziali delle figure, tralasciando i dettagli. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e se vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale per seguire le mie prossime registrazioni. Buona giornata.